Va in un momento in cui questo è un territorio che possiamo definire in rinascita dopo il terremoto. Sì, io vengo da una regione che è abituata a rinascere continuamente, la Basilicata, dove magari non ci sono stati recentemente problemi come questi, però siamo abituati a rimboccarci continuamente le maniche. Sono convinto che le virtù e i valori di questo popolo siano sicuramente il supporto necessario e non mancherà per rinascere. Io, da parte mia, per quello che riguarda la Chiesa, farò la mia parte. Questo territorio che anche alcune volte ha mostrato dei problemi di integrazione. Sì, è chiaro che l'integrazione non è mai stata semplice, non è stata semplice nemmeno quella degli italiani quando sono stati emigranti loro. Credo che al fondo della cultura del nostro popolo, intendo del popolo italiano, ci sia una naturale propensione all'accoglienza. È chiaro che bisogna però declinarla nella quotidianità, ma alla lunga io credo che l'integrazione, la sana contaminazione, sia anche la ricetta forse per una rinascita e anche un rafforzamento del nostro popolo. Grazie. Delle anime. Il Vangelo è l'unico grande obiettivo che ogni vescovo può prefiggersi. Il Papa ci sollecita ad essere una Chiesa aperta agli altri, più evangelizzatrice, più attenta a chi, non dico è lontano, ma probabilmente si sente escluso o che magari noi stessi con i nostri atteggiamenti escludiamo. Quindi innanzitutto creare occasioni di incontro e di dialogo. Per fare questo però all'interno favorire sempre di più la comunione. E ai ragazzi? Ai ragazzi dirò nel saluto che aspetto che vengano a trovarmi, che mi chiedano, io farò la mia parte, andrò anch'io a incontrarli. Non ho problemi, penso, a dialogare con i più giovani. Grazie. Grazie.